Il mese di ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Per questo, anche quest'anno, l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano organizza per la giornata di mercoledì 28 ottobre un appuntamento informativo insieme all'unità di senologia Breast Unit Fanese di Marche Nord. Visto l'aumento dei contagi da coronavirus, l'incontro verrà trasmesso tramite Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Fano a partire dalle ore 17. Saremo in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Fano dalle 17 insieme allo staff della Breast Unit Senologica di Marche Nord di Fano, coordinata dal dottor Magalotti. Sarà un momento per conoscere le attività della Breast Unit, che accompagna le donne in tutta la fase della prevenzione, della cura e del follow up del tumore al seno. Voglio ricordare che a chiunque volesse fare qualche domanda al medico o ai medici, ci sarà il radiologo, l'oncologo e lo stesso coordinatore appunto dello staff, che è il dottor Magalotti, può chiamare già anche da oggi lo 0721 887 337 per prenotarsi e fare delle domande specifiche. Le donne possono tranquillamente rimanere anche nell'anonimato, ma porre comunque le loro domande e utilizzare questo contatto diretto con loro. Molto importante questo appuntamento per ricordare anche quanto sia importante la prevenzione e rispondere agli screening oncologici che la Regione Marche manda a tutte le donne ogni 2 anni dai 50 anni in poi. Al collegamento prenderanno parte anche il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore Cucchiarini, insieme alla direttrice generale di Marche Nord Maria Capalbo. Infine ci sarà l'intervento di Alida Battistelli, presidente di Fior di Loto, l'associazione che collabora all'evento e accompagna le donne operate al seno. Intanto, per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite nelle associazioni LILT chiamando il numero 338 8076 868 il lunedì ed il mercoledì dalle 10 alle 12 oppure inviando una mail a liltpu@gmail.com.